Un diamante nel cuore di Pisa, 5 piazze pronte ad ospitare tanti spettacoli che si sono susseguiti uno dopo l'altro e anche insieme, richiamando decine di migliaia di persone a riversarsi nel reticolo di vie che collegano le 5 piazze. Largo Ciro Menotti, Piazza del Carmine, Garibaldi, 20 settembre e dei Cavalieri, partendo dal pomeriggio con performance dedicate ai bambini e ai più giovani in genere, per poi seguire come pifferai magici le street jazz bands che hanno concentrato i tanti presenti alle due piazze contigue al ponte di mezzo. Qui musiche, acrobazie, giochi circensi e magici cui daremo maggior merito in uno speciale che andrà in onda prossimamente su Gran Ducato. Tutto per raggiungere al countdown finale con Dario Vergassola che ci ha chiuso l'anno col sorriso della satira e i saluti del sindaco. Noi vogliamo costruire una prospettiva nuova, quindi abbiamo ottimismo. Le piazze della città sono piene, i lungarni sono pieni, ora credo che ci sia una passione e una ricerca di evasione, di divertimento, che significa anche lasciarci indietro la crisi, il vecchio che deve passare. Ecco. Qual è la buona azione che lei pensa di aver compiuto nel 2015 per la sua città e magari il rammarico di non aver risolto un problema che pensava invece di poter portare a conclusione in quest'anno? Abbiamo certamente fatto tutto il possibile per difendere i posti di lavoro e siamo riusciti a risolvere anche delle crisi che sembravano irrisolvibili. C'è stata una certa tenuta, si sente, diciamo. Non siamo riusciti a tamponare una crescita di zone di disagio, di povertà che la crisi ha creato, ecco. Abbiamo interventi molto importanti sul sociale, però si avverte una sofferenza. Nelle città è così oggi, quindi bisogna essere molto attenti a chi è più indietro e bisogna stare attenti a portare avanti tutta la città, non lasciare qualcuno in disparte. Quindi i fuochi pirotecnici ritmati dalle scelte musicali, visti in tutta la Toscana grazie ad una diretta curata dalla nostra emittente insieme al Dancing il Malandrone Castellina Marittima e diffusa per tutta la regione. Commiato finale alla notte in compagnia degli ormai celebri Gatti Mezzi con il loro sound nato da un'arguta miscellanea di rhythm, soul, Conte, Gaber, Buscaglione, che da Pisa ha preso ascolto a livello regionale e nazionale, sbarcando anche a Parigi ultimamente. Oh yes! Morirò di sicuro senza fare del male. Morirò sull'Aurelia senza aspettare. Di questo passo occorrerà inserire una nuova figura professionale in sala parto, l'arbitro ufficiale con il cronometro digitale alla mano. Di fatto per questo 2016 è gara per capire se il primo nato in Italia in questo avvio d'anno è Marco Filippo, figlio di genitori peruviani, nato al Cristo Re di Roma a mezzanotte e i primi secondi del primo gennaio, oppure il primato nazionale dovrebbe spettare a Lavinia, bella bimba figlia di una coppia pratese registrata anch'essa alla mezzanotte e qualche secondo. La piccola è nata all'ospedale Santo Stefano e se anche si desse il passo al maschietto sarebbe comunque il primo vagito toscano senza dubbio. A noi preme che tutto sia andato per il meglio, mamma e bimba stiano bene, questo è tutto. Per accorciare il raggio d'azione comunque, stando sulla costa, le mamme partorienti se la sono presa con più calma. Bisogna attendere le 2:20 del primo gennaio per andare al Santa Chiara di Pisa e avere il primo nato, un maschietto. Allora, innanzitutto i complimenti alla signora Diana, ad Antonio, il padre, Francesco, insomma, quanto pesa? 3,8 kg. Quindi, insomma, è stato un bel lavoro. È impegnativo, direi, sì. Dato l'ora in cui è nato, coperto dai fuochi d'artificio a Pisa, per cui nessuno ha sentito il suo lamento personale, però poi subentra la gioia. Certo, indubbiamente. È il primo figlio? È il secondo. Io ho un bambino di 20 mesi a casa. Insomma, è una produzione abbastanza accelerata. Che si ferma qui.
Il primo figlio come si chiama? Diego. Diego, allora. Diego avrà un fratello che è stato chiamato Francesco. Senta, ma Francesco è una scelta personale oppure dipende da quel signore vestito di bianco a Roma che parla? Indubbiamente di buon augurio per il signore vestito di bianco che parla a Roma. Sì, è stata una scelta dovuta proprio a questo Papa che secondo noi è meraviglioso e sta facendo delle cose splendide. E quindi speriamo che abbia una protezione maggiore. Insomma, fra tutte le professioni di questo mondo, sicuramente quella più bella è aiutare le mamme a far nascere il proprio figliolo. Quindi da parte di Telegram Ducato i complimenti e gli auguri sentiti a tutte le naturalmente competenze, le maestranze competenti della regione toscana. Ma bisogna dar merito anche agli ultimi nati, occorre anche per loro dare il giusto spazio. E nella gara del minutaggio di chi è nato all'ultimo del 2015, che ormai ci siamo lasciati alle spalle, bisogna andare a Livorno. È filippina, si chiama Giulia e pesa quanto? 3,450 kg. Insomma, anche questa è una bella filippina, voglio dire, ha fatto insomma, piuttosto in carne, in salute. Danica la mamma e Joseph il babbo. Ma... è il primo figlio? No, il terzo. È il terzo? La terza, sì. E gli altri due quanti anni hanno? Quella grande 8 anni e poi quell'altra 3 anni. 3 anni, quindi sì. Insomma, voglio dire, è diventata una veterana, un'esperta. Maschi, femmine? Tutti e due maschi. E questa è la prima bimba? Sì. Fiocco rosa, finalmente. Allora, Joseph ha già visto la nascita degli altri due bimbi e immagino che, insomma, oramai la soddisfazione comunque rimane, la gioia, vieni qua, per... contento, Noan? Contentissimo, certo. Ha sofferto, signora? Come? Ha sofferto? Sì. Sì, ecco, sì. Quindi anche basta, era basta, sì. Perché insomma 3 sì, mi sembra che abbia dato. Ma lei lo sa che comunque anche se la bimba è nata un quarto d'ora prima dello scadere dell'anno, quindi alle 23:45 della mezzanotte, poco prima arrivassero i fuochi d'artificio, è l'ultima nata sulla costa della Toscana del 2015. Vabbè, pazienza, non ha il primato della prima nascita, però una fortuna ce l'ha. Lei lo sapeva che ha possibilità di poter accedere a 700 euro della regione toscana? No, non lo sapevo. Non lo sapeva. Non lo sapevate? Allora ve lo diciamo noi. Per accedere a questo contributo della regione basta essere cittadini italiani o di altro Stato dell'Unione Europea oppure familiare di cittadino dell'Unione Europea in possesso della carta di soggiorno o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario e non aver riportato condanne con sentenza definitiva. Per accedere a questo beneficio però è necessario avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore ai 24.000 euro. Il beneficio è però cumulabile con altri eventuali contributi di sostegno alle famiglie, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali. Come richiederlo? Beh, le istanze vanno richieste al comune, vi dirigete al vostro comune di residenza, chiedete quali sono le modalità di accesso, scegliete quella che per voi torna più utile. Ma mi raccomando, il termine per i nati nel 2015 è il 31 gennaio 2016. L'amministrazione comunale. Con il primo giorno dell'anno si giunge al compimento di un altro evento consolidato, quale quello tradizionale del concerto di Capodanno. A Pisa il Teatro Verdi ospita per il 24esimo anno consecutivo il concerto voluto dal Lions Club Pisa Host con il sostegno della Fondazione Teatro di Pisa e il Comune. Quest'anno il programma ha abbracciato la scelta di arie ben note dai repertori di Mozart, Rossini, Brahms, Strauss e Tchaikovsky, eseguite dall'orchestra Arché, diretta dal maestro Francesco Pasqualetti.
Anche a Livorno si è rinnovato l'appuntamento del concerto di Capodanno con la sua 11ª edizione, promossa dalla Fondazione Livorno, il Teatro Goldoni e l'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni, orgoglioso di essere stato chiamato per la seconda volta come protagonista, scegliendo quale programma una selezione di splendide rivisitazioni jazzistiche partendo da autori del calibro di Duke Ellington e Grieg e quindi Tchaikovsky in jazz. Il tutto affidato a 15 elementi che abbiamo voluto identificare come Mauro Grossi and His Orchestra, validissimi fuoriclasse dell'Istituto. Il Pisa tornerà in campo il 10 gennaio nell'ultima giornata di andata del campionato di Lega Pro Girone B. I ragazzi di Gattuso si sono allenati anche nell'ultimo giorno dell'anno e torneranno al lavoro sabato pomeriggio per prepararsi ad un'amichevole contro il Ponzacco, fissata per domenica alle 14.30 all'Arena. Intanto proseguono i riconoscimenti all'attaccante nero-azzurro Varela, inserito tra i migliori 11 dei 3 gironi del campionato.